Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo episodio di The Sims. Nello scorso episodio ha vinto al sondaggio la serata tra amici, una festa tra amici, quindi questo weekend i nostri cari ragazzi andranno a divertirsi un po'. Per quanto riguarda invece la situazione lavorativa di Jessica è migliorata. Siamo appunto a sabato, lei oggi lavora, mentre invece per Mark oggi è giorno di riposo. Come potete vedere ha svolto appieno tutti i ruoli, tutte le assegnazioni. Ultimamente la stavo facendo lavorare da casa e devo dire che lo preferisco. Per quanto riguarda gli incarichi per la promozione, finalmente ha raggiunto i 1000 follower e ha conseguito anche il livello 3 di videogioco e ha anche raggiunto i due obiettivi della giornata lavorativa. Per quanto riguarda invece Mark, allora, Mark invece deve ancora raggiungere il livello 2 di logica leggendo dei libri, quindi dopo probabilmente acquista una libreria o qualcosa del genere, e poi deve compilare i rapporti al computer, quindi facciamogli compilare subito i rapporti. Altre scelte, internet compila rapporti. Abbiamo detto appunto che Mark oggi non lavora e Jessica invece sì, e finisce alle... aspettate che non mi ricordo, eh. Allora, Jessica finisce di lavorare alle 15, quindi probabilmente possono andare già a far festa questo sabato e non domenica, quindi probabilmente questa sera andranno a divertirsi un po'. E allora sì, direi di continuare. Allora, Mark, lo facciamo appunto andare al computer? No, perché vai a letto? Perché sarai stanco morto, controlliamo. Esatto, ha tanto tanto sonno, quindi facciamo una cosa, fai un piccolo riposino. Allora, perfetto, dormi. E Jessica invece, anche lei dorme un pochettino. Ok, facciamoli dormire un attimino, anche perché sono le 2 di notte, anzi quasi le 3 ormai, quindi ci sta. Ok, allora facciamo una cosa. Marca adesso però direi che devi andare a compilare i rapporti. Lo so che sono le 2 di notte, però non l'hai fatto e quindi devi assolutamente farlo. Ok, svegliati e poi vai anche a mangiare qualcosa. È a disagio perché ha fame, hai ragione. Dopo vai a mangiare, non ti preoccupare. E Jessica invece, anche lei ha fame, quindi vai a mangiare qualcosina. Quindi adesso facciamo compilare con calma i rapporti di lavoro al nostro caro Mark e poi organizziamo la serata tra amici. Perfetto, Mark ha completato l'incarico del giorno, adesso sta facendo colazione e poi gli facciamo raggiungere il livello 2 di logica, visto che oggi lui non lavora, nel frattempo intanto insomma che Jessica lavora, lui lo mandiamo in biblioteca a leggere un po' di libri, così raggiunge il livello 2 di logica e poi si deve osservare la fotocamera perché lui è un tipo un po' materialista, quindi ogni tanto ha bisogno di ammirare nuove cose. Per quanto riguarda Jessica, da brava donna di casa, pulisci ste schifezze. Pulisci. Ok. E poi facciamole chiacchierare un po'. E racconta una storia Super coinvolgente. Sofia, E super. poi vediamo un po'. Romantico. Amoreggia. Ok, sono le 5:40 di sabato. Perfetto. Loro stanno già, sono già svegli. Si sono fatte le 7:20 del mattino. Jessica va a lavorare fra poche ore alle 9, se non ricordo male. Esatto. Ah no, alle 10. Ok, quindi ancora un po' di tempo. Qui è tutto a posto. Controlliamo Mark che è a disagio per l'arredamento gradevole. Oh, no, vabbè, continuano a rompersi le cose. Non ci posso credere. Facciamolo fare a Jessica. Ripara. Succedono sempre queste cose ultimamente, in questa casa si rompe di tutto. Comunque, facciamoglielo riparare con calma, visto che comunque ha il tempo per poterlo fare. Brava, grande, sei bravissima. Ultimamente sto facendo riparare tutto a lei, dal computer al lavandino della cucina e adesso al lavandino del bagno. Jessica finalmente è stata promossa a creatrice di filmati di gatti e guadagnerà 56 simoleon all'ora. Ha ricevuto anche diversi bonus, tra cui 193 simoleon in più. Molto molto bene.
E lavora lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, sempre dalle 10 alle 15. Jessica inizierà a lavorare fra circa un'ora. Cosa desideri fare? Ovviamente lavorare da casa, che mi sta piacendo un sacco, lavora da casa. Sono andata momentaneamente a mettere questa libreria in casa per far acquistare i libri di logica a Mark, così riusciamo anche a lavorare con Jessica da casa. Nel frattempo Mark sta dormendo, però adesso andiamo subito ad acquistare un libro di logica. Innanzitutto direi Mark ammira il nuovo avere e dopo aver ammirato il nuovo avere facciamogli acquistare un libro di logica. Perfetto, così Mark è a posto. Grazie dell'ordine, gli oggetti acquistati si possono trovare nella libreria per cui li hai acquistati. Ok, infatti Mark adesso si è messo in bagno a leggere un po'. E per quanto riguarda Jessica, invece, vediamo un po' cosa deve fare oggi. L'assegnazione lavorativa di oggi per Jessica è registrare un'invettiva al computer mentre sei furente e guarda video buffi su Sim TV per 2 ore. Allora, registra un'invettiva se sei di umore furente e poi la mandiamo al computer a guardare Sim TV per 2 ore. Quindi, altre scelte, internet, guarda video divertenti su Sim TV. Ok, e poi già che ci siamo, le facciamo anche rispondere alla posta. Quindi, altre scelte, internet. Rispondi alla posta. Per quanto riguarda Mark, invece ne ha un bel po' da leggere, ci vorrà un po' di tempo, quindi velocizziamo il tutto. Facciamolo guardare ancora Sim TV perché anche lei deve guardarlo per 2 ore, quindi guarda dei video divertenti. Ma Mark, devi leggere! Cioè, si sta guardando la TV. No, non va bene. Leggi, ok. Bravo. Per quanto riguarda i video su Sim TV, abbiamo fatto e ora dobbiamo registrare un'invettiva al computer mentre sei furente. No, però se la deve prendere con qualcuno, non voglio che se la prenda con Mark. Proviamo, vediamo cosa succede. Allora, schiaffeggia in modo buffo. Altre scelte, perfido, importuna maliziosamente, insulta, tratta freddamente. Vediamo. Come rovinare un rapporto. Sta succedendo, sta succedendo. Vediamo cosa succede. No, ma non mi piacciono questi cuoricini che escono negativi. Perfido, divorziano. Insinua che la mamma sia un lama, deridi, critica le tecniche di Fichi Fichi. No, com'è sto fatto che sta facendo la doccia vestito? Comunque, ragazzi, è lui furente. Doveva essere furente lei, è furente lui. Non ci posso credere. Vieni subito da Jessica e maledici l'amicizia, no? Rimprovera aspramente. Guardate! No, l'ho fatto diventare super arrabbiato. Vediamo cosa succede. Come rovinare un rapporto che si è creato in pochi giorni. Oddio, oddio, oddio. Dai, Jessica, diventa furente così. Poi cerchiamo di far pace. Per diventare furente, Jessica non deve insultare, ma deve essere insultata. Quindi facciamo una cosa, andiamo in città e viaggiamo con Mark, portiamoci Mark in città e cerchiamo di essere insultate da qualcuno. Proviamoci e vediamo se ce la facciamo. Speriamo in bene, incrociamo le dita perché lei è continuamente giocosa e questa cosa non va bene. Più che altro, se non raggiungiamo tutte le assegnazioni, non completiamo tutte le assegnazioni lavorative da casa. Ok, furente! Sì, ok, sono troppo contenta, furente, furente. Stavo dicendo, perché se non raggiungiamo tutte le assegnazioni lavorative, poi il capo o non ci paga oppure non è soddisfatto, che comunque in entrambi i casi non va bene. Ok, ci siamo. Dove sono andati? Eccoli qua. Jessica è andata in camera da letto e ha svegliato Mark, quindi adesso è diventata furente. Quindi facciamola venire al computer. Social network, registra un'invettiva, che così abbiamo fatto tutto. E poi cerchiamo di far pace con il nostro carissimo maritino. Vediamo se funziona. Ok, sta funzionando, bene, bene. Perfetto, abbiamo completato tutte e due le assegnazioni lavorative da casa. E ho perso la notifica. Le invettive tendono a far sentire la gente a disagio con te. Jessica ha perso, oh my god, 550 follower.
Ma perché ci danno queste assegnazioni lavorative se poi ci fanno perdere i follower? Però, se il capo ci richiede queste assegnazioni, ci dà questi compiti da svolgere e non li svolgiamo, perdiamo soldi, però se lo facciamo perdiamo follower. Quindi molto molto male, direi proprio di sì. Comunque, sono le 6:30, Jessica è veramente arrabbiata, super incavolata. E tra l'altro ha anche molta molta fame, quindi facciamo una cosa, vai a mangiare. E Mark invece anche lui ha fame, quindi vai a mangiare. Che bravo, Mark sta cucinando. Mangiate qualcosa insieme e poi usciamo a divertirci, che deve passare questa arrabbiatura. Ok, stanno cucinando tutti e due. Jessica, fa una roba, smettila di cucinare e mangia, prendi una porzione, cos'è? Maccheroni e formaggio. Brava, e siediti qua. Perfetto. Mangiate insieme e fate anche pace. Rallegra. Ok, altre scelte. Romantico. Esprimi affetto. No, ma sono stanchissimi. Allora facciamo una cosa, li mandiamo a letto e li facciamo uscire domani sera perché sono entrambi cotti. Quindi Mark è andato a letto, giusto? Perfetto. E invece Jessica si sta lavando, poi le facciamo riordinare un attimo la cucina e poi la facciamo venire a letto anche lei. Dormi. Jessica si è appena svegliata, sono le 9 di domenica mattina. Facciamole preparare la colazione. Servi la colazione uova strapazzate con pancetta. Invece Marca sta ancora dormendo. Per quanto riguarda la situazione lavorativa di Mark, deve ancora raggiungere il livello 2 di logica per ricevere la promozione. Invece Jessica per oggi ha fatto tutto, a parte ottenere 10.000 follower per raggiungere la nuova promozione, però per quello facciamo tutto con calma. Gli incarichi del giorno sono stati portati a termine. Visto che oggi è domenica e nessuno dei due lavora, per stasera ho pensato di farli uscire con gli amici e di andare a giocare a bowling. Circa 3-4 giorni fa è uscito il nuovo Staff Pack che non vedo assolutamente l'ora di provare, Serata Bowling. Ancora non ci ho giocato, ci gioco in diretta con voi in questo episodio, quindi stasera direi assolutamente Serata Bowling per rilassarsi. Mark sta ancora dormendo, però direi che è abbastanza riposato. E invece Jessica deve andare assolutamente al bagno. Adesso Mark, ti svegli e leggi un po', leggi. Poi, per quanto riguarda Jessica, invece la mandiamo un po' al computer. Pubblicizza un prodotto rilevante, assolutamente no. Aggiorna lo stato sui social media. E poi le facciamo anche condividere ancora l'immagine. Condividi un'immagine e racconta barzellette ai follower. Intanto Mark sta leggendo e mentre Jessica è al computer dopo tutti questi compiti che le ho dato da fare, le facciamo cucinare qualcosa per pranzo. Consuma il brunch, servi il brunch. Frittelle, uova e toast o tramezzino. Facciamo tramezzino. E poi andiamo ad abbracciare un po' Mark. Romantico. Cerca di avere un figlio. Facciamo fai fichi fichi prima. Mark è a disagio per l'ambiente sporco. Oddio, cosa c'è di sporco in giro? Fatemi capire. Cosa c'è? No, è partito il computer. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Nell'ennesima volta. Chiama un servizio di riparazione o ripara. Proviamo a farlo riparare a Mark. Allora, interrompiamo la riparazione. Mark, vieni qua. Ci pensiamo dopo al computer. Direi di sì. Allora, chiama a tavola. Venite tutti a tavola, ragazzi. Jessica, chiama a tavola. Lorraine, Computer sistemato. Direi adesso di provarci con Jessica. Allora, altre scelte. Romantico, fai fichi fichi. Acceleriamo un po' i tempi, anche perché sono già le 4 del pomeriggio, 4 e mezza. E stasera devono andare a giocare a bowling. Mi avete detto nei commenti che c'è la possibilità, dopo che hanno fatto fichi fichi, di far fare a Jessica il test di gravidanza. Però se clicco sul water non me lo fa fare, quindi niente. Sono quasi le 6, quindi fra poco devono andare a giocare a bowling. Facciamogli cambiare i vestiti. Allora, cambia abito, look sportivo. Anche Mark cambia abito, però lui
Facciamo questo da festa, diciamo che non è neanche troppo elegante questo qua. Vediamo se hanno fame. No, Mark, no. Jessica deve lavarsi, quindi vai farti una doccia che poi usciamo. Mi piace molto il look sportivo di Jessica, sta veramente benissimo. Ok, brava, vai a farti la doccia. Intanto che lei si fa la doccia, tu Mark gioca un po' al computer. Gioca una partita di Sim per sempre. Organizziamo la serata al bowling. Viaggia. Allora, chiediamo a Miko, Maurizio, Nancy, Jessica, Erika, Mark, ovviamente, dov'è quel qua? Mark, Penny e basta, mi sa. Esatto. Ok, viaggiamo con loro. Tutti vengono con te, perfetto, domenica, quindi nessuno sta lavorando, nessuno sta dormendo, sono tutti liberi. Eccoci arrivati, vediamo com'è il locale. No, che bello! Allora, qua si gioca a bowling. Perfetto. Poi, qua si può guardare il televisore, qua si può ordinare qualcosa, c'è un piccolo bar. Qua invece ci sono tutti gli oggetti, insomma, le palle da bowling, le scarpe. Perfetto, che bello che è. Al piano di sopra invece vediamo. C'è una piccola stanza relax, il bagno, area ristoro, diciamo, zona relax per chiacchierare, per mangiare qualcosa. Bello, molto carino. Wow, molto, mi piace un sacco, mi piace molto. Allora, direi subito di iniziare a giocare, vediamo un po' cosa combinano. Allora, vai qui insieme innanzitutto. Allora, attiva il bowling lunare e gioca bowling insieme. Ok, mentre invece per quanto riguarda riguardano le scarpe, vediamo. Seleziona una boccia da bowling, boccia azzurro cielo, vediamo cosa fa. E qua invece le scarpe, no, non si può fare niente. Ok, e poi direi assolutamente di giocare, quindi gioca bowling insieme. Wow! No, si è illuminato tutto, bellissimo! Acquisite l'abilità di bowling, un gioco di abilità per grandi e piccini. Mi sa che è un po' imbranata, vediamo. Ma ha già tirato? Non ho visto. Dai! Ah, ecco, forse ci siamo. Uno. Sei un po' scarsa, ma non arrabbiarti, dai. Piano piano. Proviamo Mark. Invita a giocare a bowling perché non sta giocando nessuno. Ok. Giochiamo con Mark, Malcolm e vediamo, e Martina. Ok, con loro tre. Eccoli che arrivano. No, sì. Uno, due. Ok, tocca a Mark. Acquisita l'abilità di bowling per Mark. Vediamo. Oddio, questo è caduto. Molto più bravo Mark di Jessica. Mi sa che Jessica è quella più imbranata di tutti, perché ne ha buttato giù soltanto uno. Tocca a lei. Vediamo. Brava! Due ne sono rimasti. Ottimo. Ancora un tiro per Mark e poi ordiniamo qualcosa al bar. Siediti insieme. Vediamo Mark come se la cava. No, ha fatto strike! Bravissimo! Non ci credo! E hanno appena iniziato a giocare, lui è già strabravo. Complimenti. Bene, bene. Si può giocare da soli, vediamo. Disattivano. E qua no. Devo un attimo capire ancora come funziona, eh. Comunque questo bowling è veramente bellissimo, poi illuminato mi piace ancora di più. Tocca ancora a Jessica, vediamo. Brava, ma sta migliorando un sacco anche lei. Bravi.
Guardate le scarpine, non ci avevo fatto caso. Le scarpine che indossa Mark. Rosse e blu, rosse e blu e bianche. Niente, lui sta giocando ancora, gli piace proprio, mi sa. Dai, piano piano. Non è male, è bravo lui, è bravo. Intanto presentiamoci perché state giocando insieme e praticamente non vi siete neanche presentati. Jessica, dov'è andata? È salita e sta ballando. Bene, facciamo salire anche Marco a ballare. Vai qui insieme. Smettetela di giocare per cortesia. Ok, venite tutti qui. Balla, balla insieme. Perché lui è là da solo? Vieni qua, Mark. Vai qui. Cioè, sta ballando da solo contro il muro. Vieni qua. Bene. Chiacchierate un po', impara a conoscere. Balla con Jessica, vediamo. Perché a disagio? Perché Mark è a disagio per il bisogno di energia, è stanchissimo. Dai, adesso andiamo, un'ultima ballata, poi andiamo a casa. Devo dire che questa serata al bowling mi piace molto, dovremmo venirci più spesso perché è veramente fatta molto molto bene. E niente, allora, adesso è 1:20 di notte, sono parecchio stanchi, Mark veramente non ce la fa più, quindi andiamo a casa. E niente, questo episodio può anche terminare qua. Fatemi sapere se questo nuovo stuff pack vi piace, serata al bowling. Vi ricordo come sempre di rispondere ai sondaggi che trovate alla fine di ogni episodio, alla fine di ogni puntata. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!